Noi siamo partiti, sì. Ok. Tranelli. L'anno scorso ho conosciuto uno psicologo newyorkese, in realtà italiano, ma che vive e lavora a New York da molti anni. Un bel signore sulla settantina, con barba bianca, occhi blu, espressione bonaria e acuta allo stesso tempo, da vecchio zio saggio e simpatico. Sembrava un personaggio da film e ispirava fiducia a prima vista. Ma queste sono storie che nascono per essere raccontate a voce. Direi che se c'è un libro che ha il suo destino naturale nell'audiolibro è proprio questo. Sono 30 brevi storie o anche dei microsaggi, delle riflessioni, la cui complessiva ispirazione è l'idea di una chiacchierata, magari notturna, magari in un vagone di un treno in seconda classe facendo un lungo viaggio. E quindi dico in primo luogo che sono particolarmente contento di fare l'audiolibro di questo libretto. Com'è nata l'ispirazione? In realtà sono spunti sparsi, sono racconti d'occasione, che non sono racconti che paghi a poco prezzo, ma sono racconti che sfruttano l'occasione, l'aver visto, l'aver intercettato, l'aver captato, l'essersi comportato in modo indiscreto rispetto a situazioni della vita reale. Sono riflessioni. Oppure sono racconti di pura fantasia che a un certo punto si sono presentati e che sono stati non costretti, ma collocati nella gabbia delle 3 pagine, che è poi, come posso dire, il tema distintivo di tutti quanti gli scritti di questo libro. Mi piaceva l'idea di mettermi a confronto con chi dice di non amare le storie brevi, cercando di far vedere che una storia molto breve può contenere personaggi di cui ti innamori, nei quali ti immedesimi, ti affezioni. E naturalmente la prospettiva è nei confronti di quelli che leggono storie più lunghe e sono diffidenti verso le storie brevi, ma anche nei confronti di quelli che non leggono affatto, rispetto ai quali storie molto brevi possono essere, come posso dire, una manovra di avvicinamento verso una lettura un po' più impegnativa. Quando dico impegnativa mi riferisco alla lunghezza. Io credo che, fatte queste premesse, il discorso valga addirittura di più per l'audiolibro. Non le cose stesse ci disturbano, bensì le opinioni che noi abbiamo delle cose. La sofferenza non deriva quasi mai dal mondo com'è, ma dalla interpretazione che ne diamo a noi stessi, dal modo in cui leggiamo il mondo e dal modo in cui elaboriamo questa lettura. Beh, e credo proprio che il ricordo di tutti quei viaggi, spesso di notte, fra Bari e Bologna per poi spostarmi sul Prato, sia molto presente in questo libro. Io amo il treno e ho un ricordo, diciamo, particolarmente nostalgico di quegli anni, per via del treno, per via del fatto che avevo 27 anni, che non è irrilevante. Non c'è dubbio che per scrivere racconti brevi, ma anche racconti più lunghi, una qualità importante è l'indiscrezione, cioè non farsi fatti propri. È il mestiere dello scrittore non farsi fatti propri. Sono richieste varie caratteristiche, non voglio dire varie qualità. La più importante è la fiducia, direi, nel potere delle storie dei personaggi. Mi piacerebbe leggere Il Cavaliere Inesistente di Calvino, non tutto Calvino, proprio Il Cavaliere Inesistente, forse anche Il Visconte dimezzato, ma più Il Cavaliere Inesistente. E poi, diciamo, allargando lo sguardo. Bah, insomma, immaginare non costa nulla. Andrei proprio alle letture e alle passioni dell'infanzia, leggerei un Zanna Bianca.